Variegati, il mio canale è variegato. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, nuovo video, vi voglio informare delle novità e voglio un po' spiegarvi un po' cosa sta succedendo, quindi approfittare un po' per rispondere a un po' dei dubbi e delle cose che mi vengono chieste. Allora, prima di tutto, come potete vedere, da quando per il mese di dicembre ho iniziato a fare i vlogmas o i vlogmax, quindi questi vlog di Natale, con l'atmosfera natalizia, anche per mostrarvi un po' della mia casa e della mia quotidianità, mi sono piaciuti tantissimo. Ma proprio tanto 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 che abbiamo deciso, più io che Max, diciamo la verità, però lui insomma pare che abbia accettato la cosa, di continuare a fare questi vlog, cioè di continuare a fare dei vlog giornalieri e appunto casalinghi, per insomma conoscerci, per stare assieme, perché mi piace farli, quindi per continuare a farli. E quindi praticamente però cosa succederà? Non toglierò i video, quelli che faccio di cosmetici, di ricette e la domenica con mia sorella. Voglio fare sempre tutto, quindi praticamente sarà un'aggiunta a quelli che già c'erano. Quindi io caricherò un video al giorno praticamente, in cui il martedì e il venerdì o almeno comunque due giorni a settimana lascerò ricette e recensioni di prodotti. Adesso devo iniziare di nuovo prodotti al suo mercato, tante cose da recensirvi. La domenica il video con mia sorella, sempre solite challenge, acquisti e robe varie divertenti, e gli altri giorni le andrò a riempire, se ho o se non ho no, però quasi sempre andrò a mettere dei vlog, quindi vi troverete insomma sui tre vlog a settimana, e appunto gli altri saranno video di ricette e di cosmetici, quindi farò un video al giorno. Quindi prima novità, cederemo un po' a rispondere. Insomma, nell'ultimo periodo sono stata un po' colpita da vari insulti, polemiche, varie cose, soprattutto su Facebook, questo, dove ho ricevuto minacce, vi dicevo anche nel videovlog che avevo ricevuto proprio minacce di morte, crepa, datti fuoco, la tua famiglia, insomma tante tante cose veramente veramente brutte, che non voglio neanche dire, perché so che tante di voi invece mi seguono con affetto e giustamente ci rimangono male a sapere che io ricevo questi insulti, quindi non vi voglio comunque rattristare, però voglio soltanto dire che io tutto quello che faccio nel mio canale, tutti i video che faccio li faccio perché mi piace, faccio tutto quello che mi piace in questo canale, ed è per questo che io, dopo tanti tanti anni che sto su YouTube, faccio video ancora con passione e continuo a caricare così tanti video rispetto a tante persone che magari hanno abbandonato eccetera, perché io lo faccio veramente con tanta passione. Qualsiasi cosa mi viene in mente di fare o di mostrare o di parlare, io lo faccio, quindi può essere anche una ricetta di cucina, infatti perciò c'ho anche il secondo canale dove faccio vedere ricette di cucina, oppure nel vlog magari un momento con il mio fidanzato, un momento della mia casa, questa condivisione di questa felicità. Ho voluto farlo, voglio farlo e continuo a farlo. Vi dico questo perché ho ricevuto molti molti insulti e molte critiche sul fatto che faccio video vlog, e diciamo una cosa che io non riesco veramente a capire, perché su YouTube veramente tutti, si può dire tutti, fanno i video vlog, chi più chi meno, e non capisco perché io devo essere sempre così insultata perché faccio questi video, e veramente insultata pesantemente, oppure alcune persone che dicono non fai più le ricette cosmetiche, non fai più questo, ma il tuo canale è diventato privo di contenuti. Beh, insomma, secondo me i contenuti non sono solo le ricette cosmetiche, e smettiamola di dire questa cosa, che io non faccio più le ricette cosmetiche, mi sembra la parodia che fece Lenzi di me, però veramente smettiamola, perché io le faccio le ricette cosmetiche. Adesso ho fatto la pulizia del viso, ho fatto un video di ricette di bellezza nel periodo di Natale, insomma di regali di Natale, però erano ricette proprio carine, di scrub, di cose, nessuno se l'è filato quel video. Allora, io vi dico sempre, io guardo tantissimo i like e le visualizzazioni, guardo tanto, perché quello è quello che mi fa capire cosa vi piace. Ovviamente io, è come se, non lo so, come per esempio la Rai, se fanno un programma e vedono che questo programma non è abbastanza like, non è abbastanza visto, ovviamente loro dicono aspetta, c'è qualcosa che non va, facciamo quello che piace di più, quindi voi siete il mio pubblico, io devo fare quello che a voi piace. Se ho fatto questo video di ricette che nessuno se l'è filato e ha avuto pochissimi like e pochissime visualizzazioni, ovviamente io non mi sento spronata a fare questi video, che poi diciamo che questi video di ricette sono quelli che a me piacciono di più. A me piace tantissimo fare video di ricette cosmetiche,
Però ovviamente se non vedo un riscontro, ovviamente perché io dico mettete un pollice in su per questo, perché io voglio vedere gli apprezzamenti. Come ho detto già altre volte, se faccio video che a voi non piacciono, voi potete anche criticare, potete mettere pollici in giù, quello che volete voi. Io pollici in giù non li guardo proprio, e questo è un consiglio che voglio dare a tutte le ragazze che fanno video su YouTube. Ragazze, se ricevete dei pollici in giù, non ve ne preoccupate proprio, perché i pollici in giù non sono da prendere in considerazione, perché praticamente molto spesso sono andate da comunque persone che ti vogliono fare dispetti, ste stronzate, ti mettono i pollici in giù, l'invidia, dispetti, queste cose qua, ti mettono i pollici in giù, perché i pollici in giù li ricevo sempre, anche quando faccio ricette cosmetiche, e volte dopo un minuto che il video sta là, il pollice in giù, quindi ho perso proprio la speranza, non li prendo proprio in considerazione, non me ne può fregare di meno dei pollici in giù. I pollici in su invece quelli sì, li prendo in considerazione, perché se io ricevo per un video tot mila like, molti like, vuol dire che quel video è piaciuto. Se è molto visualizzato vuol dire che è piaciuto, quindi io ne faccio altri. Quindi ovviamente voi, se magari non vi piacciono i video vlog e mi volete insultare in quel video, fatelo pure, però voi quando faccio il video che a voi piace, la ricetta, la recensione, mettete like, commentatelo, condividetelo, perché quello che a me mi fa capire non è insultandomi e criticandomi nei video che non vi piacciono, che io capisco voi cosa volete, ma è commentando e apprezzando quelli che vi piacciono. Penso che sia un concetto semplice, però è importantissimo per me ovviamente vedere valorizzato il lavoro che faccio. Quindi questa è la cosa importante. Per quanto riguarda il fatto, quindi non fai più le ricette cosmetiche, c'è anche da dire questa cosa. Io quotidianamente ricevo insulti, critiche, veramente minacce, tutto di più. Veramente mi si viene detto, adesso non li voglio leggere perché non mi voglio rattristare, però veramente mi vengono dette delle cose bruttissime. Del tipo tu non fai più le ricette cosmetiche, spesso su Facebook, no, queste cose, io mi tolgo dalla tua pagina, non ti sopporto più, sei ridicola per aver fatto cosa, per aver fatto un video vlog come fa tutto il mondo su YouTube, perché non fai più le ricette cosmetiche. Allora, partiamo dal presupposto che io da tanti anni sono su YouTube e non ho mai fatto solo ricette cosmetiche, ma quanto tempo lo devo dire ancora? Non so quante volte lo devo dire, io non ho mai fatto solo ricette cosmetiche, mai, ho sempre fatto anche le recensioni, ho sempre fatto i video vlog, ho sempre fatto gli outfit, ho sempre fatto, da tanti anni faccio video con mia sorella, video cazzeggio, perché mi piace cazzeggiare, mi piace ridere, scherzare, cioè io non sono l'ufficio di dermatologia, perché molto spesso anche sui consigli che do di salute, sull'alimentazione, mi viene detto ma tu non sei una nutrizionista, quindi è scoperto l'acqua calda, ma io non sono neanche una cosmetologa, cioè questo cosa vuol dire? Che anche le mie ricette di cosmesi, quindi di pulizia del viso, oppure le recensioni dei prodotti, quando vi ho detto tanti anni fa che la paraffina faceva male, che nei prodotti cosmetici c'erano le schifezze, anche là io non ero una cosmetologa, eppure ci sono centinaia di migliaia di persone che si sono trovate bene con i miei consigli e che tuttora hanno risolto problemi di pelle, lo so perché mi scrivono quotidianamente ancora adesso, mi ringraziano perché si trovano bene. Quindi cosa significa? Anche con i miei consigli sulla salute, sullo stare in forma, tante persone magari sono dimagrite oppure si vogliono più bene, si sono appassionate allo sport, e quindi di cosa stiamo a parlare? Del fatto che io non ho mai tenuto il canale monotematico, non ho mai voluto fare solo le ricette. Voi l'avete scoperto adesso che il mio canale non è solo di ricette cosmetiche. Facebook spesso mi viene detta sta cosa, io mi cancello dalla tua pagina perché non fai più le ricette cosmetiche, quello per cui ti seguivo. Ok, allora tu hai capito che io non faccio solo ricette cosmetiche, faccio anche altro, mettiamo un punto a questa storia. È così, l'avete scoperto adesso ed è così da sempre, dal 2009 che sto su YouTube, vabbè, voi l'avete scoperto adesso, mi riferisco a questa fascia di persone, io faccio tutto, anche video così a cazzeggio per pariare, per ridere e scherzare, non faccio solo ricette cosmetiche, faccio recensioni, faccio vlog, faccio out, faccio, se domani voglio svegliare, voglio prendere gli uccelli che volano nel cielo, io lo faccio. Quindi il mio canale è la mia vita,
sono le mie passioni e un mio diario non è solo ricette cosmetiche, non lo è mai stato. Ho sempre fatto un tot per cento di ricette e anche tanto tanto altro, cioè questo deve essere chiaro. Se tu che sei su Facebook hai scoperto sta cosa adesso e mi minacci, io mi tolgo dalla tua pagina Facebook, ciao! A me Facebook non mi serve a nulla, volete sapere la verità? Cioè, a me sta pagina Facebook non mi serve proprio a nulla. Io con Facebook non ci guadagno nulla, non è un servizio, anche perché molte persone sembrano che pagano il canone, allora dico, io mi disiscrivo, non pago più il come se lo pagassero un canone. Ma tu ti vuoi togliere dalla mia pagina Facebook? Sei liberissimo di farlo, anzi, se tu passi le tue giornate a insultarmi su Facebook, a minacciarmi, a insultare i miei genitori, la mia famiglia, mia sorella, il mio fidanzato, ciao, ma tu mi fai un favore proprio, cioè, veramente, è una cosa incredibile, quindi come se io dovessi rimanere male, a me la mia pagina Facebook è un supporto al mio canale, ma non è la cosa importante per me. Figuratevi se io sono disposta a farmi insultare e a ricevere insulti pesanti su Facebook. Guarda caso quando poi vengono fatti gli insulti, le critiche, minacce di morte, insulti pesantissimi quando pubblico foto di shopping, di acquisti, ma anche foto che sono felice, che rido, foto del mio corpo, foto che sto in palestra. Là si scatena tutto l'odio del mondo. Ma perché questa gente non prova anche loro a andare in palestra? Sapete che tutti possono avere un culo sodo andando in palestra? Sapete che tutti possono stare in forma, basta alzarsi dal divano e andare in palestra, vabbè. Però davvero, cioè, dietro tutto ciò, secondo me c'è sempre un po' di invidia. Perché non è normale che io, pubblicando foto del mio corpo oppure dello shopping con mia sorella, le persone ti scrivono minacce di morte e ti offendono, perché praticamente pensano che tu c'hai soldi, che tu sei bellissima, che tu c'hai un bel fisico. Ma prima di tutto non è così, non è tutto oro quel che luccica. Io non sono miliardaria perché vado a fare shopping con mia sorella e un giorno spendo 50 euro e magari tu che stai vedendo il post su Facebook c'hai le borse firmate, le cose firmate, quindi non è tutt'oro quel che luccica. Ma poi anche se fosse, perché insultare e criticare una persona perché magari, non lo so, non è il caso mio, no? Però magari una persona che ha tanti soldi e si è riuscita a realizzare nella vita, c'ha un bel corpo o c'ha tante fortune, ma perché la dobbiamo insultare? Cioè io la posso stimare, posso ispirarmi a lei, ma perché la devo insultare? Ma che mi ha fatto di male? Ma io cosa vi ho fatto di male? Io non faccio di male a nessuno e non vedo perché mi devo beccare insulti e critiche. E questa è una cosa che dico da anni, veramente. Io penso che su YouTube, veramente, io ci metto la mano sul fuoco che ci sono poche persone come me che ricevono gli insulti e le critiche e le minacce che ricevo io a me, alla mia famiglia e a tutto il resto, perché veramente io vedo le altre persone fanno i video vlog, fanno video di acquisti, di shopping, mostrano borse firmate di tutti i tipi, mostrano viaggi in tutto il mondo, mostrano tantissime cose e io poi mostrare un pomeriggio di shopping con mia sorella che ho speso 50 euro mi devo beccare gli insulti, cioè ma siamo fuori, per quale motivo io devo ricevere, devo essere vittima di tutti questi insulti e devo sentirmi dire crepa? Ma come ho fatto io che devo crepare? Ma come ho fatto io che mi dovete dire queste cose? Cioè è veramente assurdo per me e io veramente sono arrivata a un punto di non ritorno. Qual è il punto di non ritorno? Ban, cioè. Il ban è bello perché esiste, è uno strumento importante che permette di eliminare dalle scatole i rompicoglioni. E quindi io lo uso e continuerò a usarlo sempre. Soprattutto perché secondo me faccio un favore proprio anche a tutto, ad esempio tipo su Facebook, alla pagina Facebook ci sono anche molte persone che spesso mi dicono, ma Carlita, ma elimina questi commenti di sta gente perché veramente ci disturbano, noi ci vogliamo fare una chiacchiera fra di noi, ci vogliamo confrontare fra di noi, vogliamo condividere un sorriso, un momento di gioia e dobbiamo leggere queste cose brutte, pesanti. Ed è vero, è giusto, perché se siete, ad esempio anche io sono molto solidale con le donne, anche io se leggo commenti e insulti sotto foto di altre ragazze
che siano personaggi famosi, persone del mondo di YouTube o persone famose in generale o persone comuni, io veramente ci rimango male. E cioè, se vedo che mi insultano un'altra donna perché bene, se ne sta andando anche via la voce, perché magari è bella, o perché magari, non lo so, ma per qualsiasi cosa, e leggo queste cose ci rimango un po' male, perché vorrei sempre che le donne fossero unite, fossero comprensive e solidali fra di loro. Insomma, a nessuna piace sentirsi dire sei questo, sei quello, addirittura sei una bip, sei una, insomma, queste cose sono proprio brutte. E soprattutto perché comunque ho pubblicato la foto nel camerino, ho fatto shopping con mia sorella e mi devo sentire dire queste cose, cioè è veramente brutto. Sfido poi chiunque che non si fa le foto nel camerino, insomma non ci sta nulla di male, non sono questi i problemi della vita. E molto spesso anche su Facebook, tipo per esempio, pubblico una foto volutamente, io vedo che sia anche un po' persa l'ironia e mi chiedo come mai. È vero che la vita è dura, adesso parlando seriamente, ci sono tanti problemi, quindi posso capire che uno sta storto, posso capire che uno c'ha problemi, però tutti da me vengono a sfogarsi, no? Vabbè, a parte questo, a parte gli scherzi, però dico, non è che sfogandosi, insultando gli altri, poi vi sentite meglio? Spiegatemela sta cosa, magari è così, io non lo so. Se insulto gli altri, se dico parolacce, se insulto, offendo gli altri, io dopo non mi sento meglio, anzi sto sempre a pensare, a dire, ah, magari potevo rispondere diversamente, ah, perché ho detto quella cosa, quindi magari, non lo so, siamo sicuramente diversi. Non c'è più l'ironia, perché molto spesso io pubblico una foto palesemente ironica, cioè dove per esempio c'è una faccia da cretina, tipo così, così, questi sorrisi così, e c'è gente che sotto mi scrive, ah, che faccia intelligente, che espressione intelligente, bella mia. Ma io, se mi volevo fare l'espressione intelligente, io perdevo la mia laurea e mi facevo la foto con la mia laurea in mano, con gli occhiali. No, ero scema comunque, non ero intelligente, ma lasciamo fare. Comunque, se volevo fare una foto intelligente, non mi mettevo così, è volutamente fatta una foto scema, da espressione scema, così per far ridere e per far sorridere, come fanno altri miliardi di persone nel web che fanno anche cose ironiche, pubblicano una foto per far ridere. Se lo faccio io, mi si viene detto, ah, ma che faccia intelligente, ah, ma che faccia da ebete, ah, ma sei ridicola, e da qua poi andiamo a finire agli insulti, alle minacce. Ma perché? Ma perché non posso ridere e scherzare? Ma perché c'ho sto marchio che io devo far solo le ricette, mi devo mettere il camice, gli occhiali, devo fare le ricette? Ma non è così, non è così. Anche le ricette le ho sempre fatte per condividere, come tra le amiche, le ho fatte per anche inserite in altri contesti, in altri video, non ho mai fatto solo le ricette. E tante persone hanno imparato tante cose dai miei consigli su varie cose, e anche condividere consigli sulla casa, sulla vita di tutti i giorni, è anche importante, per me è importante. Io vedo che comunque anche tante ragazze si confrontano con me anche sulla vita di coppia, sulla convivenza, indirettamente mi date dei consigli, perché comunque non è facile, non è facile comunque vivere da soli, fra virgolette, fare tutto da soli, far andare avanti il tuo rapporto. Quindi per me, secondo me, è tutto importante, non è importante solo la ricetta. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, però secondo me è tutto utile, anche un sorriso, una risata al giorno d'oggi, se un video ti fa sorridere e ti fa ridere, anche secondo me è utilissimo. Quindi io continuerò a fare tutti i tipi di video, sempre variegati, il mio canale è variegato. Ci sta anche da dire questa cosa, no? È che io amo, cioè il mio canale su YouTube è principalmente condivisione, cioè io amo condividere le cose belle. Quindi ad esempio io, quando ho iniziato a fare video, ho iniziato con le ricette, ho iniziato parlando dell'Inci, dei prodotti cosmetici, perché avevo scoperto sta cosa di questi ingredienti dannosi, perché avevo trovato tante soluzioni con i rimedi casalinghi. Quindi è una cosa bella, una ricetta di cucina, come adesso la nuova casa, come può essere un viaggio, quando e chissà quando lo rifarò. Quindi tutte le cose belle con mia sorella, perché con mia sorella io e lei ci divertiamo tantissimo quando stiamo assieme, quindi ho voluto condividere questa cosa e vi è piaciuta. Quindi per me la condivisione non è solo una ricetta, non è solo una
una recensione. Non è solo questo, sarebbe veramente sterile il mio canale se fosse solo questo, sarebbe veramente povero. Secondo me è bello, a me piace tantissimo condividere anche un momento di vita quotidiana, come possono essere vlog, che magari poi si imparano anche tante cose da questi vlog casalinghi, perché magari tante di voi mi mandano le foto: ho comprato il cestino come il tuo, ho preso spunto per quella ricetta, magari qualcosa che ho cucinato, oppure una cosa di arredamento, insomma, per scambiarci consigli. Anche voi mi avete dato tanti tanti consigli quando vi ho fatto da quando vi sto facendo questi vlog, su come arredare casa quotidianamente. Mi date dei consigli, quindi per me è anche bello, no? Perché ho l'opinione di tante amiche che mi danno dei consigli, quindi è bello anche condividere dei sorrisi. Cioè, ma non è importante condividere solo la ricetta o solo la recensione, anche sorrisi. Se io con un video io riesco a trasmettere un momento di gioia a una persona che si mette là, si guarda il mio video bevendosi una tisana, perché spesso me lo dite, e io voglio leggere questo commento perché è bellissimo. Spesso mi dite delle cose veramente stupende. E io perché non devo farlo? Perché non posso, se ho la possibilità di regalare un momento di gioia, di serenità, che la vita già è dura, è veramente difficile, un momento di spensieratezza, io lo voglio fare. Per me non c'è cosa più bella di quando mi mandate un messaggio e mi dite: io guardando i tuoi video mi sento più serena, mi trasmettono quei 10 minuti di serenità, sto bene, mi faccio una risata, mi dai gioia. Insomma, per me non c'è cosa più bella. E vi dico che alcune ragazze veramente mi hanno scritto che hanno superato dei momenti anche difficili. Quindi è importante sì la ricetta, ma è importante anche questo. E io sono tutto questo. Sentite questo commento com'è bello. Mi ha detto questa ragazza: ciao Carlita, mi sento un attimo sciocca a mandarti questo messaggio, ma devo scriverti due semplici righe. Grazie innanzitutto, io ti seguo molto sul tuo canale YouTube. Premetto che non seguo i tuoi consigli, quindi specifichiamo sta cosa: sta persona non segue le mie ricette. Mangio porcherie, bellissimo, fantastico. Non ho a disposizione tutti gli ingredienti che hai tu nelle ricettine. Allora mi dirai: che ca, puntini puntini, mi segui a fare? No, non è vero, perché ci sono tante persone che mi seguono anche non per le ricette, non per le recensioni di cosmetici, ma semplicemente perché magari gli sto simpatica, o perché magari gli piacciono i video con mia sorella, oppure i videovlog. Quindi c'è solo una persona mi scrive: ah, ma io voglio le ricette, perché fai tutto il resto? Poi di solito queste persone che vogliono le ricette sono anche sboccate, perché mi insulta, mi riempiono di parolacce. E io quello che dico: ma non esisti solo tu, non esistete solo voi. Cioè, io ho un pubblico molto vasto e ci sono tante, tantissime persone che mi chiedono i videovlog, che mi chiedono i video con mia sorella, oppure che mi chiedono semplicemente di fare video in cui condivido la mia semplicità e magari un momento di gioia. Quindi a me piace accontentare tutti. Ti rispondo: sto passando un periodo della mia vita molto particolare. Trovo e cerco qualsiasi cosa che la notte mi distragga dai miei brutti pensieri. Una sera mi sono imbattuta nel tuo canale, la tua energia, le tue risate, la tua ironia, il tuo senso dell'umorismo, e potrei stare qui ore a stilarti un elenco di pregi. Mi hanno contagiata, mi mettono di buon umore e mi distraggono per ore, perdendo la cognizione del tempo. Ho deciso di scriverti stanotte perché ho appena finito di vedere, era notte, erano tipo le 4 di notte. Ho appena finito di vedere, non ti preoccupare, non sei l'unica sveglia alle 4 di notte. Io quasi sempre alle 4 di notte sono al computer a montare video. Quindi anche solo col pensiero io ti sono vicina, sicuramente. Ho deciso di scrivere stanotte perché ho appena finito di vedere il tuo video girato in teatro a Roma del mio evento, bellissimo, e mi sono commossa. La tua semplicità mi ha commossa, non voglio dire altro ma rinnovare ciò che ti ho detto all'inizio ed è il motivo perché ti sto scrivendo. Grazie. Questa ragazza non posso dire il nome, ho chiesto permesso a lei per parlare di questo commento, per condividere questo commento, e dico soltanto grazie io a te, veramente. Ti mando un bacio grande, ringrazio a nome suo e ringrazio tutte voi che pensate che mi scrivete queste cose. Veramente, ragazze, mi riempite il cuore di gioia. Veramente, non c'è cosa più bella di sentirsi dire che grazie ad un mio video avete passato 10 minuti di tranquillità lontane dai vostri problemi. È la cosa più bella del mondo perché so tutti i problemi che ci sono.
nella vita di tutti i giorni in questo mondo, quindi veramente sono felicissima così e vi ringrazio a voi tantissimo. Lascia essere libera di fare quello che voglio e che mi sento di fare. Non mi piace di fare le cose con obbligo. Cioè, praticamente, il fatto che queste persone mi chiedano i video di ricette così ossessivamente, non parlo, attenzione, delle persone che mi dicono: ah Carly, mi mancano le tue ricettine, quant'è che non ne fai una, mi potresti fare questa, le richieste, non parlo di questo, assolutamente. Mi riempie il cuore di gioia sapere che voi amate le mie ricette, le mie recensioni, i miei video sui prodotti al supermercato e vi chiedete consigli. Questo mi riempie di gioia veramente. Non parlo di questo, ragazzi, parlo di altre persone che praticamente non perdono mai l'occasione per insultarmi e usano come scusa questa delle ricette, perché quando Valida faceva le ricette e mostrava solo le mani, non si mostrava lei, allora non dava fastidio, e adesso era meglio quando mostravi le mani perché era zitta, cuccia Carlita, cuccia, mostra solo le mani, non puoi far vedere il tuo corpo, non puoi far vedere il tuo viso, non puoi far vedere lo shopping, non puoi far vedere la tua casa, il tuo fidanzato, tua sorella, nulla, perché poi dai fastidio, devi mostrare solo le ricette, zitta e muta praticamente. Invece la crescita che ho fatto in questi anni, ma soprattutto come persona, che mi sono sentita sicura di mostrare altri lati di me, della mia vita, della mia famiglia, e lo faccio con immenso piacere perché mi piace farlo, mi piace condividere queste cose, questo ha dato fastidio. Quindi queste persone che mi insultano, mi chiedono video di ricette, mi insultano costantemente in tutti gli altri video che io faccio, mi criticano, mi insultano, però poi video di ricette non è anche se li vedono, quindi mi devono solo rompere scatole, queste persone mi hanno fatto passare la voglia di fare video di ricette. Quindi è anche per questo che io ho diminuito i video di ricette, perché veramente io per queste persone io chiuderei il canale, non farei più nulla, ma non perché chiuderei il canale per darla vita a loro, semplicemente per il fatto che io vi avrei lasciato a spalmarvi di paraffina e di olio Johnson. Se fosse stato per me, io niente avrei condiviso con voi. Quindi è facile dire io mi disiscrivo, ma tu ti disiscrivi pure, ma i miei video li guardi comunque, quindi disiscrizione da YouTube non significa non guardare i video, perché poi i video li guardi tutti. È come un po' come la cosa che avevo scritto, avevo letto su Instagram: guardi tutti i miei post e non metti mai un mi piace. È bella sta cosa, guardano tutti i tuoi fatti, guardano tutti i tuoi video, però poi dicono: ah, mi sono disiscritta. E quindi disiscriviti, però non, i miei consigli, soprattutto al supermercato, ti hanno fatto comodo, le mie ricette che ti hanno aiutato ti hanno fatto comodo, e quindi a me merito i tuoi insulti? Lasciatemi libera di fare quello che vuoi, ormai si è capito, il mio canale è così, è vasto e variegato, faccio tutto quello che voglio, tutto, le ricette sono un 10%, tanti format nuovi che anche sto pensando, quindi lasciatemi libera. Se volete farmi delle richieste, fatemele, io sono felicissima veramente di accontentarvi, anche perché proprio sulle ricette cosmetiche sto pensando delle nuove cose per capelli, sto pensando di fare delle nuove ricettine per capelli in particolare, però anche un po' per il corpo. Adesso incontro l'estate, ci dobbiamo spogliare, quindi qualcosa per il corpo, e devo farvi, ho detto, tante recensioni prodotti sul mercato. Il tutto assieme a risate, divertimento, casa nuova, shopping, mia sorella, mio fidanzato, mia famiglia, i miei cani, tutto quello che vi va. Quindi spero che questo chiarimento vi sia piaciuto. I miei capelli sono un po' così, a causa dell'umidità sono un po' svolazzanti. Però mi devo fare qualche super trattamento, infatti voglio condividere questa cosa con voi. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettetemi un bel pollice in su, supportatemi con tanti like che fanno tanto piacere, veramente tanto, perché non siete solo numeri, quindi dai like si capisce un po' che avete apprezzato. Quindi una persona che va là e mette il pollice in su, schiaccia mi piace, a me fa capire che vi è piaciuto, quindi veramente importante per me. E basta, spero che quindi questo video sia servito un po' a chiarire, anche a mettere fine a tutte queste polemiche, a chiarire su questa cosa dei video, che perché faccio video un po' su tutto, perché mi piace farlo, mi piace sorridere, mi piace essere libera di esprimermi. Un canale YouTube e condivisione, una finestra sul mondo, sul mio mondo, sulla mia vita, che spero tanto che vi possa sempre interessare e tenere compagnia anche solo per 10 minuti al giorno. Quindi vi aspetto qui sul mio canale YouTube con un video al giorno a sorpresa, un video al giorno a sorpresa, tante novità, e vi mando
un bacio grandissimo, ragazze, grazie, grazie per tutto il supporto che mi date, tutto l'affetto che mi date, e grazie a voi veramente che io vado avanti. Vi voglio bene assai. Ciao!